Hello everyone! Ragazzi, io adoro il video di oggi. Ho fatto a 5 italiani che vivono in 5 paesi stranieri diversi in Europa e non varie domande sull'Italia e sulla loro esperienza all'estero. Se vi piace il video, fatemelo sapere con un like, con un commento e ovviamente iscrivetevi. Iniziamo! Dove vivi ora e da quanto? In Giappone da 2 anni circa. A Londra da 8 anni. Ora, vivo a Lussemburgo da gennaio 2019. Adesso vivo a New York, però vivo negli Stati Uniti da 4 anni. Vivo in Bretagna, nel nord della Francia, da luglio. Di dove sei? Di Chioggia, un paesino vicino a Venezia. Roma. Sono siciliana della provincia di Messina. Di Roma. Roma. Perché ti sei trasferito o trasferita all'estero? Mi sono trasferita per uno scambio all'università. Principalmente lavoro, diciamo che in realtà era una vacanza inizialmente, poi è diventata lavoro e vita. Mi sono trasferita io per questioni lavorative. Per lavoro? Mi sono trasferita perché mio marito è americano e non può lavorare in Italia poiché è un ufficiale della Marina. Pensi che tornerai mai a vivere stabilmente in Italia? Probabilmente no. In realtà ci penso ogni tanto, però probabilmente no. Forse a Londra, ma in Italia no. No, non credo. Per ora no. Mi auguro di sì, ma purtroppo penso di no. Onestamente non credo, almeno non nel prossimo futuro. Non lo so, lo spero. Cioè, mi piacerebbe, non lo so, vedremo. Parli bene la lingua del posto? E la parlavi quando ti sei trasferito o trasferita? Sì, la parlo abbastanza bene e sì, la parlavo quando mi sono trasferita perché ero già stata in Giappone per periodi abbastanza lunghi. Parlo bene la lingua, sì, ma con un accento fortemente italiano. Quando sono arrivata a Londra, no, non l'ho, cioè, studiata, ma non è che parlavo realmente inglese, anzi, diciamo proprio no. Parlo abbastanza bene l'inglese. La parlavo perché ho studiato lingue all'università, ho fatto anche il master in lingue e l'inglese è stata la mia prima lingua, quindi... La parlavo perché l'ho studiata al liceo. Ovviamente ero arrugginita, però adesso dopo 9 mesi, sì, decisamente sì. Allora, considerando che in Lussemburgo le lingue ufficiali sono 4, lussemburghese, inglese, francese e tedesco, diciamo che l'inglese vado bene, francese già lo parlicchiavo, adesso lo parlo meglio, lussemburghese nel piano del 2022 che va col tedesco perché tanto ci assomigliano, quindi ne studierò assieme. Qual è la cosa che ti manca di più dell'Italia? I salumi, i biscotti, qui non c'è. In realtà, perfino quando vivevo a Londra, non c'era la tradizione dei biscotti, tipo pan di stelle, le gocciole. Manca svegliarmi la mattina per i biscotti e il formaggio. Famiglia e gastronomia. Non per fare lo stereotipo, ma insomma, il cibo manca sempre, quello italiano. La cosa che mi manca di più d'Italia è l'apertura di spirito delle persone, no? Del poter risolvere i problemi. Qua è tutto più o meno bianco e nero. Se c'è un problema non sono così flessibili mentalmente nel poterlo risolvere. Mentre l'italiano trova sempre una soluzione, a volte creativa, però la trovo. Mi mancano 2 cose. Le campane, il suono delle campane. La mattina, la sera, il pomeriggio. In America sono solo rumori di macchine e cose così. E poi mi mancano le piazze. Cioè, in America ce l'hanno le piazze, però non proprio come in Italia. La piazzetta col bar che vai lì, stai lì. No, e quindi questa cosa mi manca. Posso dirlo, il bidet? E qual è la cosa che ti manca di meno dell'Italia? Il lavoro e le condizioni lavorative. La fila apposta. Oppure i rimbalzi, vai all'ufficio, no, devi andare dal consulente, no, devi andare da quell'altro, no, devi andare da quell'altro, piano sopra, piano sotto, e poi trovi l'ufficio chiuso, no, scusi, andare un pausa a pranzo. La burocrazia italiana, in realtà, non mi manca per niente. Un po', direi, tipo, la mentalità di certe persone, però non è che non ci sia in Giappone sono un sacco di cose che la gente dice ogni tanto, io sono tipo, oddio, no. Perché siccome la maggior parte della gente magari la pensa in un certo modo, non ci faccio caso, mentre in Italia mi dà più fastidio, siccome è il mio paese e da una parte mi rappresenta, vorrei che la gente fosse più a conoscenza di certi problemi che succedono nel mondo, oppure che non fanno certe gaffe. Come fanno molto spesso. Il preconcetto sull'Italia che ti infastidisce più di tutti? Potrei fare una lista. Che gli italiani parlano con le mani, che gli italiani sono bugiardi, che sono pigri nel lavoro, che fanno le cose un po' alla buona. Quando per scherzare, che poi non so mai se è uno scherzo, dicono italiano, mafioso, ha ha ha. È la cosa proprio che fa impazzire, insomma.
forse è quello che si chiama tutti Latin lovers. Soprattutto i ragazzi hanno questa immagine che arrivano e iniziano subito a conquistare tutte quante le giapponesi. Quindi se una giapponese sente, ah, sono italiana, la giapponese è tipo, ah, no, scusa, no, no, no. Un sacco di ragazzi italiani si trovano in queste situazioni in cui rischiano di essere chiamati tipo, oddio, c'è un pervertito, e perché lo fanno, solo perché è italiano. Ma dicono che urliamo sempre, però secondo me gli americani urlano di più, soprattutto quando sono ubriachi. E poi vabbè, specificatamente per me della Sicilia, che appena dici sei siciliana subito mafia, cioè, insomma, non proprio, però. E dicono tutti, ah, italiani, pizza, pane, mandolino, pasta, pare che sappiamo fare soltanto questo, non sappiamo fare nient'altro tranne che cucinare. E poi che usiamo sempre le mani, ma non è vero questa cosa, non usiamo sempre le mani. Pensi che gli italiani abbiano una buona reputazione nel paese in cui vivi? Secondo me sì, abbastanza. Gli italiani hanno, non direi una buona reputazione, però se tu dici che sono italiano, ti fanno tipo, ah, davvero, che cioè, interessante, perché non è una cosa così comune. Sì, considerando che tipo il 20% del Lussemburgo sono italiani o ex italiani, diciamo che chi non ama gli italiani poi si trova escluso. Beh, assolutamente. Assolutamente c'è una buona reputazione, anche se negli ultimi anni va sempre più peggiorando, perché comunque siamo diventati forza lavoro dell'Inghilterra, quando prima c'era il fascino italiano, molto anni 50, eccetera. Tutto quel fascino si è un po' andato a perdere adesso con la globalizzazione e tutto quello che succede negli ultimi anni nell'economia, no? Tristemente non credo che abbiano una buona reputazione, un po' dipende, con me si sono ricreduti, ma i francesi sono un po' patriottici, diciamo, per loro esiste solo la Francia, quindi non credo sia un problema legato agli italiani in genere, credo sia un problema legato al fatto che sei straniero. Però alla fine se riesci a entrare nel loro mood, riesci a farti accettare senza problemi, alla fine anche i pregiudizi cadono. Direi di sì, però dipende dove vai, perché in alcuni posti, ad esempio New York, conoscono meglio gli italiani perché ce ne sono di più, però noi stavamo in Virginia, in un paesetto sperduto, e lì gli italiani erano tipo una leggenda. Ah, esistono davvero! Non sapevano molto, però in generale direi di sì adesso. Una cosa del paese in cui vivi che vorresti importare in Italia? Convenience store, che sono tipo questi negozietti che hanno di tutto, qualsiasi cosa ti possa servire, sono aperti 24 ore su 24. E hanno anche il wifi, quindi sono molto utili anche per turisti. L'apertura mentale, però non del paese in cui vivo, ma specialmente di Londra, perché comunque sono realtà diverse, Londra e UK sono comunque due realtà completamente diverse. Uscire vestito come vuoi, essere quello che vuoi, sessualità e tutte le varie cose, insomma, penso sia abbastanza fondamentale nella vita di tutti i giorni, cosa che in Italia non ho mai sentito si potesse fare, cioè nel senso c'è comunque ancora molti preconcetti, pregiudizi, e magari forse arretratezza su tante cose. Ma la loro coesione quando c'è da fare lo sciopero, sono i migliori in questo. Un po' di serietà lavorativa, dal punto di vista contrattuale, dal punto di vista degli stipendi, dal punto di vista del trattamento del personale. Thrift stores, questi negozi dove compri le cose di seconda mano. Cioè in Italia è una cosa un pochino strana comprare le cose di seconda mano. Hanno tutti questi negozi dove puoi portare cose che non vuoi, altri possono andare a vedere, a comprarli o solo a vedere, a curiosare, e secondo me sono bellissimi, dovrebbero venire in Italia. Una cosa che l'Italia ha ma che il paese in cui vivi non ha? Il mare. L'apertura di spirito, l'accoglienza, il nuovo modo di accogliere. L'approccio umano con le persone qua è molto più distante e freddo. Il formaggio. E la frutta, madonna santa, la frutta. E l'abilità, come si dice? Essere in grado di riconoscere quando sei ubriaco. I giapponesi non hanno un limite, non so, loro continuano a bere finché non svengono, oppure finché gli altri non smettono di bere e non tornano a casa. Allora, il forte senso della famiglia e anche la facilità nel parlare con persone strane o persone che non conosci, tipo il pub, attaccare il bottone, tutte queste cose qua, cosa che in Italia trovo sia più semplice, mentre invece qui ti senti un po' sempre un weirdo a parlare con gente nuova. Beh, la nostra apertura mentale. Non la cambierei con quella francese nemmeno per tutto l'oro del mondo. Il concetto di bella figura. Mi sono resa conto che in inglese neanche c'è la parola bella figura. Cioè, tipo, fai figura, come lo dici in inglese? Oppure, che figura, come lo dici in inglese? Secondo me il concetto di bella figura è bello, perché significa che la gente ti pensa. Hai molti amici del posto? E amici italiani che vivono lì?
Allora, la gran parte delle persone che frequento qui sono effettivamente italiane, però frequenta anche persone di altre nazionalità. Lussemburghesi, molto pochi, perché sono, secondo me, essendo proprio i detentori del luogo, i indigeni, si sentono un po' una casta e si sentono un po' attaccati perché saranno tipo il 5% della popolazione, no? È difficile integrarsi con lussemburghesi. Entrambi, ho molti amici giapponesi, vari amici stranieri e italiani. Siamo tipo un gruppo di 8 italiani a Kyoto, però non a Tokyo, mi sono trasferita recentemente e qui non ho amici italiani. No, sì, ne ho appena conosciuto uno. Allora, amici del posto, in realtà colleghi che sono diventati poi amici, sì, e i colleghi sono da ogni parte del mondo, compresi i locali. Ho molti amici qua, ma per lo più italiani. Sì, cioè, ho anche amici inglesi, di solito esco con australiani, filippini, americani e vari, inglesi pochi. Non ho nessun amico italiano, però la mia situazione è un po' strana perché mio marito, essendo nei militari, è una comunità un po' stretta e legata, quindi ho conosciuto le mogli dei suoi colleghi e hanno vari eventi in cui incontri altra gente, quindi sì, ho molti amici del posto, però nessun italiano, devo dire. Col tempo diventa più facile o più difficile vivere all'estero? Entrambi, diventa più facile e diventa più difficile. Diventa più facile perché inizi a conoscere il posto, il modo in cui funziona, ti ambienti, però diventa più difficile perché vedi che ti stai allontanando sempre più dalla tua cultura, dall'Italia, e poi quando torni vedi che la vita andrà avanti anche senza di te lì e non ne fai più parte. Beh, penso diventi più facile, comunque diventa abitudine, diventa casa, le strade sono sempre quelle, insomma, diventa un po' casa, no? Con la questione del Covid secondo me è più difficile perché con le frontiere chiuse è più difficile rientrare, però in linea di massima, escludendo gli ultimi 2 anni a questa parte, diventa più facile, soprattutto in Europa. Diventa più facile per certi motivi. Per me, quando sono venuta all'estero, è stata anche la prima volta che ho iniziato a vivere da sola e a mantenermi da sola, e quindi c'è stata anche quella parte che ovviamente all'inizio è stata più dura perché non avevo idea di come fare, mentre ora è molto più facile. Però è anche più difficile perché iniziano ad essere più spesse le volte in cui dico magari ah, però ritorno in Italia, cioè basta, un po' mi ha stufato il Giappone. Dipende dal posto. Dove sto io, in situazione Covid, diventa più difficile. Già il posto comunque offre, sia per dimensioni che per localizzazione geografica, meno rispetto a ciò che sono abituata, quindi Roma, per avere tutto a portata. È legato al posto, il fatto che comunque Roma, quello che offre la grande città, mi manchi di più. Una cosa che hai imparato dalla tua esperienza all'estero. Che decidiamo noi la nostra vita, che la decidiamo noi, siamo padroni del nostro destino. Poi le cose possono andare male o possono andare bene, però comunque le scelte sono importanti. Secondo me è stata una cosa bella il fatto di essere venuto qua. Innanzitutto a dovermi relazionare con persone di culture differenti che possono pensarla in modo molto differente dalla mia, modi di relazionarsi sono totalmente differenti. Bisogna essere molto flessibili, accettare certe cose che magari ti potrebbero dar fastidio perché nella tua cultura magari sono ritenute poco eleganti o educate o non fanno parte del galateo. Cosa ho imparato da questa esperienza all'estero? Da questa in particolare, che in Francia puoi trovare davvero difficoltà ad affittare una casa se non sei francese, anche se la tua situazione economica è molto stabile, consolidata, che puoi dimostrare che tranquillamente copri il costo dell'affitto senza problemi, comunque sono molto riluttanti, quantomeno in Bretagna. Decisamente ho imparato a non essere timida. Se ho problemi o se devo chiedere qualcosa, di andare da qualcuno e dirgli scusa, mi sono persa, aiutami. Non lo so, a parlare con gente di posti diversi e a rispettare le culture di certa gente. Sì, penso se fossi rimasta in Italia tantissime, la mentalità che ho ora sarebbe completamente diversa, probabilmente molto più ristretta. Forse no, però probabilmente sì, perché vivendo soprattutto in grandi città ho avuto la possibilità di incontrare gente di culture diverse, di religioni diverse, con cui ho scambiato opinioni oppure semplicemente di cui ho ascoltato le storie, mi ha sicuramente formato. Ho imparato a cucinare. Negli Stati Uniti ci sono persone da molti posti diversi e ho imparato che ci sono cose buone in tutto il mondo. Noi siciliani siamo un pochino... il nostro cibo è il migliore di tutti, il nostro clima è il migliore di tutti. Però poi ho visto che tutti hanno delle cose buone così come delle cose cattive, quindi tutto sommato tutto il mondo è il paese al finale. Cosa vorresti dire agli italiani che stanno pensando di trasferirsi all'estero?
che se volete fare questa esperienza fatela, perché comunque è una cosa bellissima che vi dà tantissimo, però allo stesso tempo dovete essere pronti a rinunciare a tantissime cose, cioè primis famiglia, ma comunque amici e diciamo tutte le abitudini che avete. Quella, purtroppo è un compromesso abbastanza grosso. Io direi di informarsi sulla cultura del paese, specialmente se sono paesi molto diversi dall'Italia e non arrivi qui e magari non fai qualcosa di offensivo, non pensando che sia effettivamente offensivo. Ed in Giappone ce ne sono varie cose, anche molto piccole, che alla fine la gente ci rimane un po' male. E per il resto però invece direi di farlo, perché è un'esperienza molto bella e vale sempre la pena. Sia, secondo me, che sia un'esperienza bella o brutta alla fine, perché potrebbe anche andare male o non come uno se l'aspetta, però forma comunque il carattere e ne varrà sempre la pena. Venite tutti, venite a Lussemburgo, che qua così allarghiamo la famiglia e facciamo festa. Sostanzialmente la cosa più importante è che magari un'esperienza all'estero per ampliare le proprie vedute andrebbe fatta, magari con l'obiettivo di poter tornare in Italia e di mettere in atto queste cose apprese, prendendo ovviamente i lati positivi, perché non è che tutto può bello fuori, in Italia fa tutto schifo, anzi. E molte volte noi ci lamentiamo dell'Italia, che in realtà c'è un sacco di cose positive che normalmente tendiamo a trascurare. Nel momento in cui va all'estero capisce che ci sono delle cose che prima dava per scontato e che adesso non c'ha più, e inizia ad apprezzare e a valorizzare queste cose. Di provare. Mal che vada si fa sempre in tempo a tornare. Ragazzi, questo è tutto per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi e ci vediamo la prossima volta. Ciao! 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 Baci baci! Ciao!